E oggi voglio illustrare, vogliamo illustrare tutta quella che è stata la nostra attività in questi 6 anni, per la quale voglio ringraziare il Consiglio di Amministrazione. Un incontro importante di aggiornamento qui al Consorzio di Bonifica del Gargano, insomma, di che cosa si parla? Si tratta di mostrare quello che abbiamo fatto nei 6 anni appena trascorsi, veramente con la pandemia e con tutte le problematiche tipiche di questi territori. Con il Gargano, famoso per ben altro, dicevo, noi vogliamo renderlo famoso e noto per delle cose positive che sono fatte, si stanno facendo e si faranno. Si parla di step, ecco qual è il primo obiettivo da raggiungere per il 2022. Per il 2022 è quello di continuare a camminare nel percorso che abbiamo già avviato, quello sempre di fare programmazione, progettazione e realizzazione, dalla difesa del territorio a nuove possibilità di acquedotti rurali. Abbiamo presentato dei progetti per la foresta d'uso corretto del legno, abbiamo finito il progetto 6 mesi fa e oggi vorremmo vedere anche, magari con un ente nuovo, un nuovo soggetto, passare dalla parte sperimentale ad una parte operativa, perché così non succedono gli scempi come è stato, si è visto la settimana scorsa a Battinara. Se c'è un controllo del territorio, c'è un interesse legittimo sul territorio, probabilmente queste cose non succedono.